Riprendiamo questa sera l'ascolto della Sacra Scrittura. La Scrittura lo sappiamo bene, nella Scrittura Dio ci parla, Dio si intrattiene con noi come ad amici, Dio ci convoca all'intimità con Lui, ci convoca alla comunione fraterna e Dio ci chiama per nome, ciascuno secondo la nostra propria vocazione. Questa è la nostra gioia. Riprendiamo dunque questa, questo ascolto della Sacra Scrittura secondo la bella tradizione dei gruppi di ascolto. E, e per quest'anno dobbiamo dirlo in modo ancora più convinto e risoluto proprio grazie all'incoraggiamento apostolico del nostro Arcivescovo che è nella lettera pastorale e nell'imminente visita pastorale sta invitando la Chiesa ambrosiana tutta ad una rinnovata familiarità con la divina scrittura e quindi a venerare la divina scrittura come il corpo stesso del Signore Gesù. E dunque gioia e gioia del Vangelo essere insieme questa sera per una nuova lettura e un nuovo ascolto orante del Libro dell'Esodo con la presenza del nostro Vescovo Mario che presiederà questo primo nostro incontro e insieme nelle nostre case viene a spezzare il pane saporoso della parola. Eccellenza, eh, grazie e la ringraziamo di cuore con affetto filiale. E fraterno ci disponiamo ora all'ascolto ci disponiamo ora alla preghiera nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen anche ai nostri tempi Vediamo risplendere gli antichi prodigi, ciò che facesti con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del faraone, ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto. Amen. Dal Libro dell'Esodo. Quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi ministri si rivolse contro il popolo. Dissero, che cosa abbiamo fatto lasciando che Israele si sottraesse al nostro servizio? Attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. Prese 600 carri scelti e tutti i carri d'Egitto con i combattenti sopra ciascuno di essi. Il Signore rese ostinato il cuore del faraone, re d'Egitto, il quale inseguì gli Israeliti, mentre gli Israeliti uscivano a mano alzata. Gli egiziani li inseguirono e li raggiunsero, mentre essi stavano accampati presso il mare. Tutti i cavalli e i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito erano presso Pia Kirot, davanti a Baal-Sephon. Quando il faraone fu vicino, gli israeliti alzarono gli occhi: ecco, gli egiziani marciavano dietro di loro. Allora gli israeliti ebbero grande paura. E gridarono al Signore e dissero a Mosè, è forse perché non c'erano sepolcri in Egitto che ci hai portati a morire nel deserto? Che cosa ci hai fatto portandoci fuori dall'Egitto? Non ti dicevamo in Egitto, lasciaci stare e serviremo gli egiziani, perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto. Mosè rispose, Non abbiate paura, siate forti e vedrete la salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi, perché gli egiziani che voi oggi vedete non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi starete tranquilli. Il Signore disse a Mosè, perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io ho rendostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro. E io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento di Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero, gli Israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri, entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Il Signore disse a Mosè: Stendi la mano sul mare. Le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare, e il mare sul far del mattino tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele non ne scampò neppure uno. Invece gli Israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e il popolo temette il Signore e credette in lui e in Mosè suo servo. Innanzitutto voglio dare il benvenuto a quelli che oggi qui costituiscono il gruppo di ascolto che si introduce a questa lezione del Libro dell'Esodo. Voglio incoraggiare tutti i gruppi di ascolto a riprendere gli incontri durante l'anno con la passione, con la fedeltà, con anche l'attenzione al metodo che conduce a interpretare, a nutrirsi della parola. Ecco, veramente importante che le nostre comunità si familiarizzino con la scrittura e che i gruppi di ascolto siano questo aiuto, questo luogo un po' familiare per penetrare nel testo. Il capitolo 14 del Libro dell'Esodo è un capitolo eh, che è decisivo nella storia di Israele e nella storia del popolo cristiano, perché è il capitolo della Pasqua, cioè qui si ricorda l'evento fondatore, quel momento... Eh, che ha dato eh, fisionomia alla speranza e alla fiducia del popolo ebraico. Quindi eh, questo fatto è, vuol dire che questo testo è un testo da leggere nella liturgia, è un testo che ha il suo luogo proprio, là dove si coltiva la memoria dell'evento fondatore e questa memoria aiuta a vivere. E quindi non è un testo letterario bello, complesso, come vedremo, e suggestivo, è il racconto di come Dio ha salvato il suo popolo attraverso le acque del Mar Rosso. Quindi eh, questo vorrei mettere in evidenza, eh, co come poche altre pagine, è decisivo per eh, la storia di Israele e per l'interpretazione cristiana del morire e del risorgere di Gesù. E quindi c'è quel modo di capirlo, di aspettarlo questo testo, di leggerlo, di proclamarlo, che deve essere eh, un po' come quello degli ebrei che eh, sentivano rileggere questo testo nella notte di Pasqua e che eh, trovavano lì il punto fond di fondazione della loro fede e del loro essere popolo di Dio. E quindi questo come eh, dico spesso dice che la scrittura eh, non è soltanto un libro da leggere, da studiare, da, da affrontare con competenza e attenzione, ma è eh, il Dio che ci parla come diceva Don Mario, si rivolge a noi come amici e, e questo dandoci la sua vita, rendendoci partecipi della sua gloria, salvandoci dal pericolo mortale che incombe. Quindi ecco, questo per dire che noi certo facciamo un gruppo di ascolto, cioè fatto di ascolto, di parole, di dialogo ma deve essere inserito in questo eh, momento eh, più complesso e più ricco che è l'ascolto liturgico, che deve suscitare la nostra risposta. Ecco, come faremo? Eh, cercheremo di fare eh, secondo il metodo che il, la tradizione della lezio, della meditatio e dell'applicazione al contesto in cui viviamo ci aiutano a fare. Allora eh, vediamo di entrare un po' in questo testo. Eh, anzitutto, come avete sentito, è il contesto drammatico di un eh, popolo che eh, percorre il deserto come smarrito. Ecco, esce dall'Egitto ma è come se a un certo punto tornasse indietro, è come se a un certo punto avesse perso la direzione. Quindi eh, abbiamo che questo popolo eh, si inoltra nel deserto fino ad arrivare a un eh, percorso impraticabile. Davanti eh, c'è il mare, c'è la palude, c'è eh, il, il sentiero si è smarrito. Quindi eh, questa è il, la situazione del popolo e in questo momento eh, in cui non vede più la possibilità di andare avanti si rende conto il popolo di Israele di essere inseguito, cioè che il faraone e i suoi uomini hanno deciso di inseguirli nel deserto per recuperare il popolo che aveva servito come schiavo in Egitto. Quindi eh, potremmo dire eh, la situazione senza via d'uscita. Il popolo non può né andare avanti perché il, la palude, il mare è invalicabile, né tornare indietro perché il faraone con il suo esercito potentissimo, con i suoi soldati agguerriti, eh, sta per avvicinarsi. E dunque, eh, questa eh, situazione di smarrimento, eh, questo contesto drammatico, eh, mette in evidenza eh, quello che c'è nel cuore degli israeliti e nel cuore di Faraone. Eh, nel cuore degli israeliti eh, c'è eh, il terrore, c'è l'angoscia, c'è anche la ribellione contro Mosè: perché ci è portato qui? Per morire. Non c'erano abbastanza sepolcri in Egitto. Dunque eh, c'è una ribellione a Mosè e ormai sembra che l'opera di Dio, le, tutte le cose meravigliose che Dio ha fatto per eh, piegare la resistenza di Faraone sono dimenticate. Ecco qui l'interlocutore è Mosè che si rivela un condottiero sprovveduto e uno che sta portando alla rovina quelli che si erano fidati di lui e quindi il popolo grida contro Mosè e dubita che ci possa essere una via d'uscita. Quindi abbiamo questo sentimento di angoscia e di smarrimento. Dall'altra parte il faraone invece ha questa eh, forma di arroganza e di eh, prepotenza, di desiderio di rivincita eh, che Aveva lasciato perdere a causa della strage dei primogeniti, di tutto ciò che eh, si era eh, collegato con la, la proposta di Mosè da parte di Dio di lasciare di lasciar uscire libero il popolo di Israele. Quindi, dopo quel momento, ecco che il Faraone, invece, arma il suo esercito e si mette in cammino, si mette in marcia per raggiungere gli ebrei. Quindi abbiamo questi due sentimenti particolarmente forti in questa pagina, la disperazione, l'angoscia degli israeliti e l'arroganza la di Faraone. Ecco, allora è qui che abbiamo il contesto in cui Dio si rivela. Abbiamo eh, il momento in cui eh, Dio interviene per liberare dall'angoscia e per umiliare l'arroganza. Eh, quindi eh, Dio eh, si rivela come colui che ascolta il grido del suo popolo. E questo Dio che ascolta eh, non è un Dio che mh, consola così con qualche buon consiglio ma anzi un Dio che mette in gioco la sua affidabilità e che eh, mostra eh, la sua capacità di liberare. Ecco, quindi eh, qui è la presenza di Dio. È espressa con alcuni segni, no? c'è la, la nuvola eh, che, che crea le tenebre tanto che il faraone non può avvicinarsi mentre dall'altra parte la, la luce guida il cammino del popolo, c'è l'angelo che soffia e che eh, inaridisce il mare perché eh, possano passare gli israeliti e poi riporta le acque al loro livello consueto travolgendo, i, travolgendo gli egiziani. Eh, qui come hanno fatto notare gli studiosi eh, è come se si mescolassero due diverse letture di questo evento fondamentale per la storia di Israele, una lettura che eh, parla piuttosto quasi di un'opera eh, un dell'angelo che prima inaridisce un terreno e poi lo ricolma di acque, eh, sommergendo così gli egiziani, senza un intervento eh, di Mosè e senza parlare direttamente dell'attraversamento delle acque da parte di... Di, di Israele, mentre l'altra lettura che si mescola qui eh, in una maniera quasi inestricabile racconta appunto di Mosè che eh, divide le acque con la potenza di Dio e del popolo che quindi attraversa eh, il mare, mentre alle spalle le acque tornano al livello consueto e così annega il grande esercito di Faraone, però eh, due, questa distinzione di due eh, percorsi di narrativi eh, sono mh, uniti eh, nella, mh, sostanzialmente nel descrivere eh, che l'opera di Dio è quella di eh, salvare Israele e di eh, annientare il nemico di Israele. Quindi questa è la cosa più necessaria da, da ricordare. E, e quindi eh, noi siamo eh, di fronte alla, al momento del passaggio, al momento in cui Dio si rivela come il Dio che dà la vita, come il Dio che salva quando non c'è via d'uscita. È come il Dio che umilia eh, l'arroganza dei prepotenti, eh, Dio che resta fedele alla sua intenzione di salvare. Ecco, quindi, eh, questo potremmo dire sono eh, la, la sintesi di questa pagina, eh, che così una lezione eh, semplice, ma eh, che dobbiamo riprendere personalmente per, per approfondire con la meditazione, cioè eh, con quel coinvolgimento della nostra vita nella eh, pagina biblica. Ecco, come ho detto, la, la Bibbia non viene mai letta semplicemente per sapere com'è andata una storia o per eh, raccontare, di, o, per, o viene studiata come per... Fare un esercizio di critica letteraria. Noi, noi dobbiamo sempre leggerla come un appello, come un messaggio, come una vocazione che chiede una risposta. Ecco, perciò mi pare che possiamo eh, riprendere alcuni di questi temi per svolgere quella che eh, possiamo intitolare la meditatio. Cioè, quel modo di ritornare sul testo, non tanto per dire come è stato l'evento, ma come questo evento è una rivelazione per noi, è una rivelazione per me, è l'evento che, che raduna il popolo. Ecco, allora eh, mi pare che possiamo sostare su alcuni eh, grandi temi che in questo testo eh, sono decisivi. Il primo è il volto di Dio, l'immagine di Dio che questo brano vuole comunicare. Ecco, in quale Dio crediamo? E noi non crediamo in un Dio come una sorta di conclusione di un'argomentazione teorica, filosofica o teologica. Ecco, il Dio in cui crediamo è il Dio di Israele, cioè il Dio che libera, è il Dio che rivela la sua potenza nel salvare il suo popolo. È il Dio così, il Dio potente, la sua potenza salva. E qui, appunto, eh, lo si vede nell'opera grandiosa, stupefacente, in questo eh, intervento clamoroso in eh, eh, cui un popolo inerme, un popolo smarrito, un popolo eh, senza via d'uscita eh, vede morire i suoi nemici eh, senza aver fatto niente, senza aver neanche eh, messo in atto una minima difesa perché l'opera è di Dio. Quindi un Dio che salva e che salva con questo intervento eh, clamoroso che è disastroso per i nemici di Israele. E noi eh, dobbiamo leggere e noi leggiamo questo brano, la notte di Pasqua, eh, come eh, quel brano che però eh, viene interpretato eh, alla luce del mistero della Pasqua di Gesù. Quindi il passaggio, no, Pasqua significa passaggio, ecco il passaggio del Mar Rosso eh, trova il suo compimento eh, nella, eh, pas nella Pasqua di Gesù, quindi nel passaggio di Gesù da questo mondo. Quindi eh, qui come si rivela Dio allora? Il Dio che salva, come si rivela? Perché qui abbiamo che invece il figlio è crocifisso, il figlio è abbandonato, il figlio è inchiodato, non ha via d'uscita. E quindi eh, com'è questo Dio che salva? Ecco, il Dio che salva, secondo la rivelazione di Gesù, è il Dio che salva eh, entrando nella morte attraverso il suo figlio e glorificando l'amore che in questa morte è giunto al compimento. Quindi eh, qui non è il nemico eh, sbaragliato, travolto dai flutti delle acque, ma è il nemico amato, perdonato, recuperato alla possibilità dell'alleanza da un Dio che eh, persino là dove non c'è via d'uscita, persino là dove la morte sembra decretare la definitiva sconfitta, eh, dà vita. Ecco, quindi è chiaro che mentre questo popolo di Israele è stato salvato da questo pericolo, però come dice la scrittura tutta questa generazione è poi morta nel deserto, quindi è uno scampare al pericolo, ma che non, ha, non è una soluzione definitiva. E invece nella Pasqua di Gesù, che viene interpretata anche quella come il passaggio salvifico, però ecco la salvezza è definitiva perché la morte è sconfitta, non il faraone, non i nemici di Gesù, non il traditore, ma la morte. E quindi una salvezza che ha una possibilità, eh, cioè che rivela la salvezza definitiva. Ecco, noi crediamo in questo Dio che salva e la sua potenza non è un clamoroso evento che sconvolge gli elementi naturali per distruggere i nemici, ma è invece quella gloria del padre che glorifica il figlio esaltandolo dopo la sua crocifissione attraverso questo amore che giunge al compimento. E quindi ecco che noi celebriamo nel battesimo, come avevamo pregato all'inizio, questa partecipazione alla eh, salvezza che Dio opera in Cristo. Ecco. Poi qui eh, possiamo fare qualche ulteriore spunto per la meditazione considerando eh, il, il comportamento del, del popolo di Israele popolo di Israele in questo dramma si rivela un popolo anzitutto smarrito, cioè questo girovagare nel deserto che è attribuito all'indicazione che Dio dà a Mosè e comunque il Faraone lo interpreta come dire questi hanno sbagliato strada, questi sono partiti per un viaggio, ma hanno sbagliato la direzione, si sono smarriti nel deserto. Ecco, e in questo smarrimento nasce l'idea che si è sbagliato a partire. Ecco, gli israeliti appunto dicono stavamo meglio là, era, potevamo morire là se era per questo che ci hai chiamati fuori dall'Egitto. Quindi potremmo dire eh, questa immagine di una eh, libertà smarrita che a un certo punto ha nostalgia della schiavitù. Ecco, la libertà sembra una condizione meno desiderabile della schiavitù, meno sicura. Ecco, la libertà è un rischio. E allora eh, questo popolo ha perso la, la, la strada e eh, dice era meglio prima, era meglio il, il deserto, era meglio cioè, l'Egitto. Ecco, quindi eh, questo, anche questo ci fa pensare, no? il tema della libertà è uno dei temi più cari alla sensibilità contemporanea. E, e appunto noi vediamo che talvolta la libertà è una libertà smarrita, cioè che non trova la strada per una terra promessa, forse ha smarrito persino il desiderio della terra promessa. Forse ha dimenticato che c'è una promessa e quindi ecco questa situazione contemporanea che alcuni descrivono proprio così come di una libertà che si è diciamo entusiasmata delle proprie potenzialità ma poi si è come ubriacata di questa libertà e quindi vacilla come un ubriaco che non riconosce più la strada per andare a casa. E quindi questa enfasi sulla, eh, sul soggetto, sulla persona, sull'individuo come eh, persona che è capace di autodeterminarsi, e di, di, di scegliere quello che vuole e infine non sa più che cosa vuole, quindi eh, non sa più da che parte andare. E quindi eh, diventa nostalgico della schiavitù. E trova più rassicurante la, la, la dipendenza che la responsabilità, che la scelta, che il coraggio di un cammino verso la terra promessa. E quindi questa situazione eh, mi sembra che possa essere un po' eh, come un luogo da cui sorge eh, questa protesta del popolo e noi forse siamo chiamati a interpretarla. Come una preghiera, cioè come una eh, voce che si rivolge a Dio. Ecco, cioè la, la preghiera non è semplicemente l'espressione dell'angoscia, ma è l'espressione dell'angoscia che trova un interlocutore, che sa di essere ascoltato. E sa, per l'esperienza che ha fatto Israele, anche il mondo contemporaneo, anche la Chiesa di oggi, può dire noi abbiamo imparato a fidarci di Dio. La potenza di Dio non viene meno. E nello smarrimento in cui ci troviamo noi possiamo avere una eh, capacità di, di, di speranza, non perché siamo... Più avveduti degli ebrei, non perché siamo più potenti dei nemici, ma perché intuiamo di non essere abbandonati. E quindi questa presenza di Dio nella storia che si è rivelata in Gesù come presenza nella carne, presenza nel, nel dramma della sofferenza e nell'entusiasmo anche della scoperta, della rivelazione, delle bellezze che Dio ha creato e della bellezza stessa di Dio, ecco tutto questo apre a una possibilità di orientarsi verso una terra promessa, di credere che il nemico non è così invincibile, che la, lo smarrimento non è un destino così ineluttabile. Ecco, quindi a me sembra che questo brano deve essere proprio ascoltato come un brano fondamentale per la nostra fede e capace di sostenere la nostra speranza. Come dicevo all'inizio, non basta ascoltarlo. Ecco, mi sembra che è un'introduzione a fare una esperienza di Dio, magari anche a ripercorrere la mia vita personale a rievocare quel momento in cui sono stato smarrito, in cui mi sembrava di non avere via d'uscita, di non avere mezzi per affrontare la situazione e lì ho sperimentato che invece la potenza di Dio si è rivelata, non con il clamore di aver diviso le acque, ma magari con quella infusione di fiducia, con quella presenza amica, con quella parola illuminante che ha permesso di trovare una strada, di constatare l'opera di Dio che ci salva. Ecco, quindi voglio augurare che in tutti i gruppi si possa percorrere questa eh, contemplazione del, del mistero, dell'intervento eh, di Dio nella storia eh, come un fondamento sicuro per la nostra fede quando è autentico l'ascolto della parola propizia e alimenta sempre una adesione affettuosa al Signore e alla sua santa volontà e insieme pone sulle labbra e dentro il cuore le parole della preghiera rivolta a lui preghiera di gratitudine, preghiera di invocazione, preghiera di intercessione e al tempo stesso la tradizione dei gruppi di ascolto ce lo insegna molto bene, eh, la parola bene ascoltata eh, suscita anche le parole che ciascuno rivolge agli altri presenti che con lui hanno ascoltato la Sacra Scrittura. E sono parole di condivisione, dove esattamente attraverso la condivisione ecco che la parola ascoltata eh, giunge a toccare il cuore in una forma ancora più ricca. Certamente l'importante è che in questi nostri interventi di scambio fraterno non moltiplichiamo le parole e stiamo attenti anche a non commentare le parole altrui. Decisivo invece sempre che ciascuno confidi agli altri quanto il Signore ha comunicato al suo cuore. Per questo adesso eh, ci disponiamo alla preghiera, docili allo Spirito, preghiamo come discepoli del Signore Gesù, il Padre suo e Padre nostro, e dopo riceveremo la benedizione del nostro Arcivescovo. Vogliamo dunque pregare come Gesù ci ha insegnato e lo facciamo in questo luogo in cui per qualche giorno è presente questa croce che è la croce di Lampedusa, cioè la croce che è stata composta con legni dei barconi con cui sono arrivati alcuni migranti che hanno attraversato il mare. E sono approdati a Lampedusa. È una croce che ha un forte carattere simbolico, e noi lo sentiamo particolarmente pertinente al testo che abbiamo letto perché questa gente che ha attraversato il mare con, in condizioni di fragilità, in drammatiche... Eh, condizioni di vita, ecco, è arrivata eh, sulle coste della, di Lampedusa e lì ha trovato eh, accoglienza, ha trovato una chiesa viva, una comunità eh, pronta a soccorrere e ha trovato forse il segno che l'opera di Dio salva ancora eh, attraverso proprio le persone che hanno. Provato compassione per loro e che hanno prestato il loro soccorso. Perciò eh, mi sembra che sia suggestivo che questa croce che usiamo in Duomo per qualche momento particolare di preghiera però oggi sia qui eh, a dare una particolare intensità a quella preghiera che noi rivolgiamo al Padre, come il Figlio eh, sulla croce si è rivolto al Padre. Per consegnargli il suo spirito, diciamo insieme: Padre nostro, nei cieli, sia santificato il tuo nome, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Io ora invoco volentieri per voi che siete qui, per voi tutti che eh, vivete questo momento del gruppo d'ascolto, la benedizione che vi accompagni, vi consoli, eh, vi dia la certezza di questo appartenere al popolo di Dio, alla chiesa santa di Dio in cui la parola di Dio porta frutto. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Chierieri, Son, Chieri, Lei. Sia benedetto il nome del Signore. O il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi accompagni sempre con la sua grazia, vi ricolmi sempre della sua gioia e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen.